Questa serata noi abbiamo insieme detenuti, ospiti esterni, parenti detenuti, tutti insieme che partecipano ad un evento comune, e questo è importante per far capire come il carcere debba servire a reintegrare le persone, a reinserirle nella comunità. Un concerto come ponte per superare qualsiasi tipo di barriera, compresa quella sociale, ma anche per portare una ventata di musica ed allegria. Questo l'obiettivo di Musica tra le mura, ad esibirsi nel carcere aretino il gruppo 2470. Continuare a restare in contatto con l'esterno, soprattutto in momenti difficili come il periodo estivo, in cui i detenuti generalmente hanno poche attività trattamentali, quindi riuscire ad organizzare un evento in piena estate è un grosso sforzo, ma serve proprio per questo, per far sì che i detenuti non si sentano soli e abbandonati. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra direzione della Casa Circondariale di San Benedetto e l'Associazione Castelsecco. Quando si utilizzano in maniera intelligente gli strumenti della rieducazione che la legge offre, la cultura, la scuola, il lavoro, sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo che la Costituzione assegna alla pena, cioè quella della rieducazione. È attraverso l'uso degli strumenti del trattamento, fra i quali la cultura, che si può riuscire a ottenere questo risultato. Ed è l'interesse di tutti i cittadini che le persone che entrano in carcere escano diversi da quelle che sono entrate.